Sono Barbara Gagliardi, sono professore associato di diritto amministrativo all'Università di Torino, dove insegno diritto sanitario al Dipartimento di Giurisprudenza. La Costituzione italiana riconosce la tutela della salute all'articolo 32, ponendo una norma che all'epoca fu sicuramente di innovazione forte rispetto alla tradizione di ispirazione liberale previgente, e in particolare rispetto ai cataloghi di diritti contenuti nelle dichiarazioni e nelle costituzioni del XVIII e del XIX secolo, che non contenevano un'affermazione di diritti capaci di tradursi nella pretesa di prestazioni positive invocabili nei confronti delle istituzioni. Secondo l'articolo 32, la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo. E si noti che questa è l'unica norma di tutta la Costituzione che usa l'aggettivo fondamentale per qualificare una posizione giuridica soggettiva, un diritto. E si tratta, appunto, come appena detto, di un diritto che è riconosciuto all'individuo, alla persona in quanto tale. In questo senso, esso fonda anzitutto un diritto all'integrità psicofisica, che si traduce nella possibilità di ottenere una tutela risarcitoria nel caso di violazione del diritto alla salute, invocabile tanto nei confronti dei soggetti pubblici quanto nei confronti dei soggetti privati. Ma oggi è ancora più importante ricordare come diritto alla salute significa altresì libertà, diritto di accesso alle cure, quindi diritto di ottenere dalle istituzioni della Repubblica le prestazioni sanitarie utili ad assicurare al singolo un completo stato di benessere psicofisico. E qui, quando parliamo di benessere psichico, occorre altresì ricordare che il diritto alla salute si correla a quello all'autodeterminazione individuale. Quindi sì, diritto di accesso alle cure, ma anche diritto di rifiutare quei trattamenti sanitari che contrastino con la personale visione del mondo, con lo stile di vita di ciascuno, con le opinioni religiose, filosofiche, ideologiche e quant'altro. In questo periodo, tuttavia, la tutela della salute è emersa nella seconda accezione posta dall'articolo 32, che ci ricorda come la tutela della salute è sì un diritto individuale, ma è anche un interesse collettivo. E in questa dimensione di interesse collettivo, la tutela della salute giustifica la limitazione di altri diritti individuali. Cioè, dal punto di vista costituzionale, è ben possibile essere costretti a rinunciare alla propria libertà di circolazione, accettare dei limiti al proprio diritto al lavoro, al proprio diritto di instaurare relazioni personali, familiari, in nome della tutela della salute nella sua dimensione collettiva, secondo una conclusione che in ultima analisi si fonda sull'articolo 2 della Costituzione, che pone, accanto ai diritti inviolabili dell'uomo, il dovere di solidarietà, cioè il dovere di ciascuno di noi di rinunciare a qualcosa per proteggere i più fragili e i più bisognosi. Allo stesso tempo, questo periodo storico ci ha ricordato come spesso, troppo spesso, il diritto individuale alla salute sia stato limitato in nome del perseguimento di esigenze finanziarie, secondo un bilanciamento che contrasta con la Costituzione, che viceversa non ammette la compressione del nucleo fondamentale del diritto alla salute. Tagli scellerati alle risorse pubbliche dedicate alla sanità, effettuati negli ultimi anni, hanno messo in luce tutti i limiti dei servizi sanitari regionali, non soltanto nella capacità di rispondere alla pandemia, ma anche nell'assicurare prestazioni ordinarie, pur inserite nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, che debbono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, in accordo con il principio universalistico, che ha conosciuto una piena attuazione, in vero, non con la Costituzione, ma con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale 30 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione stessa. In questa giornata al femminile, voglio in particolare ricordare i sacrifici che in questo periodo sono stati imposti alla salute delle donne,
e ad alcune delle prestazioni la cui effettività è assicurata con fatica anche in tempi ordinari e che lo è stata ancora più difficoltosamente in questo periodo. E il pensiero corre qui all'interruzione volontaria di gravidanza, che corrisponde a un preciso obbligo di servizio pubblico posto a tutela della salute fisica e psichica della donna, e che in questo periodo molti si sono viste negare in ragione della riconversione di reparti ospedalieri, per la destinazione dei pochi anestesisti non obiettori alla gestione della pandemia, o perché, ciecamente, questa prestazione non è stata classificata come indifferibile.